crisi di Palazzo Reale, che ha la compiuta pienezza che consente lo svolgimento di quasi 2 anni di attività di questa amministrazione della cultura, e quindi consente il respiro più pieno e la compiutezza, come alcuni di loro l'hanno già visto riprendendo, se sono scesi per le televisioni, le immagini della mostra, e dà il senso non solo di una produzione come è questa, con una singolarissima circostanza che ha investito anche quella di Balla, e cioè di cadere un attimo prima della ricorrenza del centenario della nascita di Decor, che nasce nello stesso anno del futurismo. E così è accaduto che con Balla, Balla era nato dopo il buon esito e la bella impresa della mostra di Boccioni, pensando io di arrivare al futurismo con una seconda mostra del altro grande futurista che Balla nel 2007, poi alla fine del 2008, come faremo in realtà, la grande mostra futurista, una di quelle che faranno parte di un ampio coro, ma forse con la voce più alta. E invece un piccolo slittamento nella impresa di ricerca di Giovanni Lista ha portato Balla a inaugurarsi in febbraio, quindi già nel 2008, quando tutto ferve, i comitati sono pronti e ormai siamo nell'imminenza di quel centenario. Diverso è il caso di Bacon, che è caduto nel 2008, essendo stato forse il primo artista pensato dalla mia volontà di assessorato, su impulso, non per mia volontà immediata, non sono io ad averlo chiesto, ma è venuto da me l'editore Vita Zellman di Schirà, indicandomi tra le opzioni, tra le possibilità di grandi mostre, una proposta da lui di Chiappini, che aveva già nel 93, quindi dopo la morte di Bacon, fatto una bella mostra di Bacon a Lugano, e che aveva in mente di fabbricarne un'altra, e quindi ho detto immediatamente di sì, e quindi quella è partita subito, e quindi è arrivata con una parola scadente, senza che in fondo pensassimo che poco prima che la Tate Gallery onori il grande pittore inglese con una mostra che il sindaco stesso temeva minacciosa per questa, perché evidentemente sarà fatta non solo perché a Londra, non solo perché Londra è più grande, non solo per la tradizione di grandi mostre, ma anche per la ricorrenza piena del centenario con il massimo impegno, poteva in qualche modo dare il senso di un limite di questa, che questa non ha in alcun modo. Questa è una mostra perfetta, e lo posso dire perché in alcun modo riguarda la mia presenza come curatore, quindi lo dico come dato di ammirazione verso il curatore, anche nella misura che non è né piccola né grande, è la misura per cui uno desidera di un autore vedere l'eccellenza senza essere operato da enciclopedie in cui si veda troppo, e quindi questo comporta una limitazione della grandezza dell'artista. Qui si vede tutto il meglio che ha fatto Bacon, senza escludere nulla anche in momenti di tensione o di ricerca più difficile. E quindi in tal modo, quando io sono entrato 2 giorni fa nella mostra per vedere l'allestimento, mi sono reso conto che essa dava conto del modo più pieno dell'artista, tanto che un famoso gallerista milanese, al di là delle sue inclinazioni o scelte, ma evidentemente ad uso alla visita di tante mostre in tutto il mondo, ha detto: è la più bella mostra che ho visto a Milano negli ultimi 30 anni, 18 anni.